Calabria sorprende, ma perché molto probabilmente è stata sottovalutata fino a oggi. Io credo che invece il lavoro che sta facendo questa amministrazione regionale insieme al governo stia cercando di valutare e di supportare, di valutare sicuramente quelle che sono le grandi potenzialità di questa regione. Quindi io parlo chiaramente da un punto di vista agricolo, e oggi questa manifestazione del Vinitaly in the City, cioè questa prima uscita straordinaria del Vinitaly, che è una delle manifestazioni internazionali più importanti al mondo per il vino, oggi farla qui a Siberi, in Calabria, credo sia un segnale estremamente importante. Chiaramente i prodotti che vengono fatti dai nostri produttori segnano una, come posso dire, un'eccellenza, no? E quindi portano insieme alla qualità del prodotto, portano anche la storia, l'identità, la cultura di questo territorio, che è straordinaria. Quindi credo che sia un segnale estremamente importante da potenziare al massimo e da far valutare, e spero e credo anche, vedendo gli stand, che sia un segnale anche molto apprezzato dai produttori. Siamo stati favorevolmente sorpresi dalla professionalità, da cosa sta diventando questa iniziativa veramente bellissima. È la prima volta del Vinitaly in the City fuori dalle mura di Verona. Voi sapete che l'abbiamo creato nelle 4 giornate di Vinitaly, ma ci siamo accorti della potenzialità, e quindi questo asset esportabile noi l'abbiamo solo accompagnato con il nostro know-how, la manifestazione, l'organizzazione della manifestazione, ma tutto, devo dire, è stato creato qui e nel posto più bello, come hanno detto tutti, il Vinitaly, che torna dove il vino è nato, dove è stato portato in Italia. Buona fiera allora. Buonissima fiera, e poi ci vedremo a Verona, Vinitaly, ecco.